benvenuti. Mi presento, sono Piero Bernardi, l'autore dei lavori che vedrete in questa mostra. È la prima mia mostra personale. È una mostra che non ha una tematica sola, ma è formata da più lavori con soggetti diversi, diciamo. C'è stata la necessità di esporre, quindi di realizzarla, in quanto penso che possa essere uno stimolo, una curiosità per le persone nel vederla e nel porsi delle domande. È una mostra d'arte, io la chiamo pittura, anche se di pittura penso che si possa fare fatica ad accorgersene in partenza. Comunque io mi sento pittore, quindi la chiamo una mostra di pittura. È una mostra che, diciamo, vuole affrontare delle tematiche particolari. Infatti dipingo dei soggetti sostanzialmente immateriali e poco tangibili, quasi inafferrabili. Per questo motivo non è subito di facile comprensione. Avrà bisogno di un piccolo sforzo per cercare di capirla. Un altro aspetto importante della mia mostra è sicuramente la presenza del vuoto. Questo vuoto è fondamentale del mio lavoro, infatti è il trait d'union di tutte le opere che vedrete esposte in questa mostra ed è anche, diciamo così, la leva per la quale le persone si dovranno incuriosire e dialogare con i miei lavori e cercare di darsi, diciamo così, delle risposte o cercare se stessi nei miei lavori. Cos'altro dire? Per questo motivo è sicuramente un'arte intima che penso possa essere, debba essere vista da ogni persona in solitudine e anche molto da vicino, non c'è bisogno, diciamo così, di pomparla con grandi dimensioni o di fare dei lavori, diciamo così, da piazza, ecco. È un'arte sicuramente intima perché ha lo scopo, come penso deve fare oggi l'arte, di aiutare le persone, di essere quasi didattica, insomma, di cercare di farle crescere culturalmente, e secondo me l'unico sistema è quello per il quale si devono verificare con se stessi. E niente, tutto questo lavoro rappresenta, diciamo, questa mia idea di poter fare. Ci saranno più tematiche, e come poi potrete vedere si passa da delle opere più grandi, più piccole, le dimensioni non sono comunque importanti sono la tecnica di esecuzione, sono tutti cementi, su supporti eliminati, e monocromi o policromi non è nessuna importanza, sono cose diverse. Anche l'estetica, a mio modo di vedere, è molto relativa, ci sarà un'opera più piacevole o meno, ma l'importanza è la concettualità dell'opera stessa. Cos'altro aggiungere? Nulla. È stata un'esigenza di esporre dopo 2 anni di lavoro. Io mi sono trovato a fare queste cose, dopo 2 anni che le facevo, le più vecchie sono del 2011, le ultime di quest'anno. Non avevo idea di esporle, lo facevo per me, per mia soddisfazione personale, era un misurarsi sempre con me stesso. E poi niente, da un momento a un altro viene la necessità di condividerle con qualcun altro e di fare la mostra. E il passaggio obbligato è naturalmente quello di cercare di istituzionalizzarla. E così, grazie anche al contributo del Comune di Vergato, nella fattispecie dell'assessore Katia Liberti, che gentilmente mi hanno messo a disposizione gli spazi della biblioteca, diciamo così, siamo riusciti ad esporre questa mostra, anche stampando un piccolissimo catalogo, sono riuscito in modo tale che ci possa rimanere anche testimonianza di quello che è stato fatto. Ecco, l'inaugurazione della mostra, quando voi vedrete queste riprese, c'è già stata. Diciamo che sono stato abbastanza contento, ho avuto dei riscontri anche interessanti, oltre che favorevoli. Nulla, la mostra ormai è in chiusura, diciamo così, e quindi chi non ha avuto possibilità di poterla vedere dal vivo magari avrà la possibilità di vederla anche tramite questo video. Infatti ringrazio anche Vergato e News24 che sono venuti a fare queste riprese, che poi vedranno loro come poterle utilizzare. Tutto lì, io ringrazio tutti della partecipazione, sia quelli che sono venuti alla mostra, sia quelli che in futuro vedranno poi queste riprese. Basta così, io sono sempre qui a disposizione di chi avrà bisogno, e
spero di continuare a dipingere, che è la cosa che preferisco fare. Grazie a tutti.